È stata una giornata particolarmente intensa per la NEA Ostia Rugby. Presso lo stadio Pasquale Giannattasio, la società lidense ha organizzato la festa del rugby, manifestazione giovanile riservata agli under 7. Questa è una giornata dedicata ai bambini, oggi in particolare ai bambini di 5-6 anni, dove abbiamo circa un centinaio di bambini con relativi genitori che hanno dedicato questa mattinata a fare sport e stare insieme. Sono presenti formazioni provenienti un po' da tutto il lato? Sì, abbiamo circa 15 società che stanno partecipando e non è un evento agonistico perché i bambini non hanno bisogno di agonismo, ce l'hanno innato. Vedrete, se avrete modo, vedrete che si mescoleranno, le scuole si mescoleranno, giocheranno tutti insieme perché il colore non è importante per questi bambini. Qual è lo spirito di un evento come questo? Allora, un evento come questo è una festa, lo spirito è proprio quello della festa, infatti vengono chiamate proprio feste del rugby. La competizione c'è in campo perché comunque è uno sport di contatto, anche se sono così piccoli, sempre in sicurezza, ma comunque l'obiettivo è il divertimento, quindi tranquillamente lo spirito è quello di farli giocare il più possibile e farli divertire il più possibile. Questo è quello che ci dà come indicazione la federazione ed è quello che otteniamo poi in campo con i bambini così piccoli che si divertono anche giocando a rugby. Prima di iniziare, bambini, tecnici e dirigenti hanno ricordato le vittime dell'alluvione in Emilia-Romagna, disponendosi in cerchio ed osservando un minuto di raccoglimento. Poi spazio al divertimento attraverso il gioco. Successivamente è toccato alla formazione senior impegnata nel campionato regionale di Serie C. La NEA Ostia Rugby, squadra giovanissima con età media sotto i 23 anni, era opposta in semifinale alla più blasonata Rugby Roma Olympic Club e alla fine di un match molto intenso si è imposta per 26 a 16. Una vittoria ottenuta con tutte le forze e con il cuore. I ragazzi sono stati fortissimi, ci hanno messo cuore, coraggio e grinta ed è servito perché abbiamo portato a casa una vittoria meritata. E nella finale di domenica prossima a Roma la NEA Ostia Rugby affronterà il Rieti. Da Ostia per Canale 10, Alberto Dabir.